Sconvolta dal dramma capitato a Lionello Manfredonia, del quale vi abbiamo riferito, la partita tra Bologna e Roma era iniziata sotto ben altri auspici. Due buone squadre, entrambe animate dalla determinazione di obiettivi ben precisi: inseguire il Napoli e la Roma, conquistare la zona UEFA, il rossoblù di Manfredi. E per radice, cancellare il brutto ricordo di una sconfitta patita qui sulla panchina del Torino l'anno scorso. Gli costò l'esonero, una umiliazione di cui ora radice si ripaga in abbondanza. Manfredi ha giocato a sorpresa l'unica carta che poteva mettere in difficoltà la Roma. Aggredirla con tre punte, Marronaro, Giordano e Vaas, costringerla a retrocedere uomini preziosi come Conti e Giannini. Dopo i minuti d'assaggio e dopo il malore a Manfredonia, l'intento di Manfredi pareva riuscito. Una sola fiammata romanista con tiro di Föller servito da Giannini. Poi un lento ribaltamento della situazione con i bolognesi a macinare gioco e il cursore Stringara più volte a insidiare Cervone. Alla mezz'ora la Roma ha potuto reclamare per un intervento di Iliev su Rizzitelli in area, ma a condurre il gioco era il Bologna e proprio allo scadere Bonini ha avuto la palla buona sgusciata da una mischia. Cervone però ha intuito il tiro e ha potuto neutralizzare. Nulla è cambiato nella ripresa, quando anzi il Bologna è passato in vantaggio. Su cross di Stringara il giallorosso Nela, un po' in affanno, ha messo il piede. Autogol dunque dei più classici, sul quale ha probabilmente giocato il turbamento di tutti i giocatori seguito al grave malore di Manfredonia. Implacabilmente bloccato Föller da Renato Villa, la Roma ha stentato ad abbozzare una reazione efficace e ha rischiato dunque di subire il raddoppio. L'altro tedesco, Vaas, ha mancato di poco il 2-0 deviando al volo un traversone di Lucchi ma incontrando il corpo proteso di Cervone. Il pareggio la Roma l'ha comunque trovato proprio all'ultimo minuto. Un errore collettivo della difesa bolognese e Rizzitelli ha potuto involarsi solo in area e battere così. Poi neppure la voglia di festeggiare, tutti subito all'ospedale per essere vicini a Lionello.